Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 22 maggio. Ben ritrovati oggi con un pochino più di voce. Insomma, mi sto avvicinando a mercoledì, puntata di Matrix. Spero quindi di stare in forma. Già ieri in radio, insomma, traballavo. Cosa è successo? Beh, insomma, ieri lo sapete bene, c'è su tutti i giornali Conte, come largamente annunciato, avvocato, civilista, con un grande curriculum, poi ne parleremo. È stato indicato da Di Maio e da Salvini come possibile premier della coalizione giallo-verde. I giornali oggi fanno tantissimi ritratti di Conti, cattolico, qualcuno secondo Italia Oggi amico dell'Opus Dei, amico della Boschi, invece uno fuori dai giri, insomma hanno fatto una radiografia completa di questo Conte. E il più divertente di tutti forse oggi è il Post di Luca Sofri, che è un quotidiano online, che ha notato come Conte in realtà, secondo una ricostruzione fatta dal New York Times, non sarebbe mai presentato alla New York University, dove lui invece nel suo curriculum di 18 pagine ha detto che avrebbe approfondito i suoi studi giuridici. Vi dico la verità, cose che mi interessano molto relativamente. Certo, ma devo anche dire la verità, mi sembra molto strano che Conte, ciao Federica, Conte sia uno che si inventa e si millanta un titolo alla New York University dove ha perfezionato i suoi studi. Comunque sia, il tema fondamentale è che Mattarella si è preso tempo. E allora io vi chiedo, simpatia o non simpatia che voi abbiate per il Movimento 5 Stelle, per la Lega, per il governo giallo-verde, per Conte, ma io dico, ma che senso c'ha dopo 80 giorni che Mattarella si prenda ancora tempo? Che senso c'ha che oggi faccia la cosa più inutile del mondo? Vedere la bravissima, secondo me, Casellati, presidente del Senato, e vedersi Fico. Oggi vengono convocati alle 11 al Quirinale Casellati e Fico. Ma che cacchio di senso c'ha? Allora, può piacere, non piacere questo governo, può avere la fiducia, ma questa moina, questo ambaradan, è veramente una roba da medioevo, da, no, scusatemi, da impero spagnolo, è borbonico, ma non ha nessun senso. Non gli vuoi dare l'incarico a Conte perché non rappresenta, secondo te, una guida politica? Non glielo dare. Ma questa idea di prendere tempo, i giornali non ci spiegano a che pro. Qualcuno dice perché vuole limare la lista dei ministri, non piacerebbe a Mattarella, che ha, sia chiaro, per la Costituzione il diritto a scegliersi, li nomina lui i ministri su indicazione del Presidente del Consiglio. Quindi, insomma, potrebbe essere che Mattarella stia lavorando sulla lista dei ministri, ma la lista dei ministri ancora non c'è perché Conte non è stato ancora incaricato. Insomma, mi sembra un tutto molto bizantino. I dubbi sui ministri oggi ci sono, soprattutto su Savona, 82enne, ex ministro del Lavoro e Industria di Ciampi, perché avrebbe un atteggiamento un po' euroscettico. In realtà la cosa che poi mi ha fatto molto ridere è una nota del Fatto. In un articolo del Fatto oggi si dice: ma che dite che Conte è un signor nessuno? Alcuni, Berlusconi, il giornale, Libero, dicono che è un signor nessuno. E secondo me sbagliano a dire che non è un signor nessuno, perché anche un signor nessuno può diventare un grande presidente del Consiglio, chi lo sa. Ma il punto è un altro, è che quando leggi il Fatto che dice: no, non è vero che non è un signor nessuno. E perché non è un signor nessuno? Ti chiedi perché Di Maio l'aveva già indicato come ministro della funzione pubblica. Ah, allora, se Di Maio l'aveva già indicato come ministro della funzione pubblica, è chiaro che non è un signor nessuno. È una roba veramente tautologica e incredibile. Molto critico nei confronti del presidente del Consiglio incaricato, non incaricato, indicato, Conte, è Mario Calabresi, che in un fondo di Repubblica, che ha il privilegio di chiudersi soltanto in una colonnina soltanto, e quindi molto leggibile, dice: il Premier è responsabilità limitata. Ed è responsabilità limitata e sembra, dice, come Ambra Angiolini. Ve la ricordate? Dice Calabresi. Beh, io sì, me la ricordo, non già per il palco del 1º maggio in cui col maglione griffato faceva la fenomena, ma me la ricordo quando facevano nella Rai. Ecco, Mario Calabresi se la ricorda quando faceva, ciao Marco, quando faceva non nella Rai. Dice però, quando non era la Rai, c'aveva il phonic, cioè una specie di microfono, una specie di auricolare in cui Boncompagni le suggeriva che cosa dire. Ecco, il Premier con avrà un auricolare in cui a suggerirlo però saranno in due, e cioè Di Maio e Salvini, e quindi la cosa è molto complicata. Questo dice oggi.
Calabresi in una critica preventiva a questo presidente del Consiglio che secondo lui verrà etero diretto. Beh, certo, in alcuni giornali dice voglio avere la mia autonomia, staremo a vedere che autonomia potrà avere. Ma Salvini dice una cosa che però è perfettamente condivisibile, cioè su tutti i giornali, criticateci pure, ma dopo, prima fateci fare qualche cosa. Insomma, devo dire che questa critica ci sta di Salvini, come ci può essere qualche critica preventiva, caro Matteo Salvini, come tu stesso immagino, secondo i retroscenisti, stai facendo nell'idea di avere la signora Castelli, donna notav alle infrastrutture. Lo spread sale a 185, questo è vero, ma c'è una cattiva coscienza dei giornali. Oggi su Corriere della Sera, ad esempio, c'è un grafichetto a pagina 4 in cui spiegano che la borsa è crollata, per esempio il titolo Azimut ha perso il 10%, Intesa al 7% e Banca Generali il 5%. Amici miei, queste perdite di borsa non derivano dall'incarico a Conte, ma derivano da un'altra cosa, è che ieri questi titoli hanno staccato i loro dividendi e allora state facendo un po' i truffaldini, capito? Perché quel grafico non è la risposta della borsa a Conte, è la risposta di quei titoli allo stacco dei dividendi e allora non è che si può giocare, diciamo, con i numeri. Oggi Zuckerberg verrà sentito al Parlamento europeo per le questioni della privacy, vedremo di che si tratta. Utili idioti, come un tempo venivano definiti, non ho mezzi termini, soprattutto perché sono amici, quelli dell'Istituto Bruno Leoni, che si prestano a un giochetto del fatto sul quale dicono che abolire la TAV della Torino-Lione non costerebbe nulla perché non c'è scritto da nessuna parte. Allora vorrei chiedere a questi miei amici dell'IBL che mi spiegano che quella TAV non serve, che non sarebbe neanche giusto pagare quella penale. Signori, secondo voi i francesi hanno costruito 20 chilometri, noi non abbiamo costruito nient'altro. In un accordo, quando uno costruisce qualcosa e l'altro non rispetta l'accordo, non si paga, amici miei dell'IBL, e poi vi prestate a una logica antisviluppista che è veramente prossima al vostro pensiero liberale che loro stessi definiscono neoliberista. Utili idioti, non c'è altro per definire chi si presta oggi a spiegare che a cancellare la TAV dalla Torino-Lione sia una cosa buona e giusta. Tra l'altro con l'idea che non è vero che l'aumento del traffico del Tir c'è stato, è esatto, con questo criterio non avremmo fatto l'autostrada del sole, con questo criterio non avremmo fatto neanche la ferrovia alta velocità tra Napoli e Torino. Ragazzi, l'offerta che crea la domanda, chi se l'ha inventata? Un keynesiano o un liberista, cari amici dell'IBL, spiegatemelo voi. Ultima cosa stupenda, perché per una volta sono d'accordo con Virginia Raggi, segnatelo, e viva Virginia Raggi, sempre che resista fino alla fine, sempre che resista fino alla fine, è sulla casa delle donne a Roma, che lei vuole semplicemente che paghino il loro debito. E tutte le donne, Asia Argento, Ambra Angiolini, che passa da Boncompagni al primo maggio, tutte le donne intellettuali dello stracavolo italiane, che cosa fanno? Manifestano e gridano. Perché? Perché Virginia Raggi chiede a questa azienda, a questa associazione culturale che ha il 90% di sconti sulla gestione del suo palazzo, che viene occupato ed è un palazzo del Comune di Roma, cioè nostro, dei nostri contribuenti. Bene, questa associazione deve circa 900.000 euro al Comune di Roma e non glieli dà. E siccome Virginia Raggi glielo chiede, c'è lo scandalo. Ma vi sembra normale? Ma vi sembra normale, Cristiana? Sì, sono d'accordo con la Raggi, spero che resista. Se c'è un'associazione culturale che deve 900.000 euro al Comune di Roma, glieli dà, perché sono soldi nostri, cazzo, ci paghiamo le tasse fino all'ultimo. Non riesco a capire perché l'associazione culturale delle donne ha, con quale diritto non glieli deve pagare, va bene? Per quale motivo? E poi soprattutto, allora, le donne non pagano, ma le associazioni per i disabili, l'associazione per i bambini, l'associazione per le violentate, l'associazione per i maschi soli, l'associazione per il femminicidio. Non paghiamo nessuno, facciamo che tutto il Comune di Roma presta le case, gliele ristruttura e gliele paghiamo tutti quanti noi. Ragazzi, e nessuno, bravo, disse qualcosa sulla sede dei Fratelli d'Italia quando venne sgomberata, va bene? Perché non pagavano. Le associazioni devono pagare, perché sono cose nostre.
Va bene, Anna Cristina Simeone ci dice: prima della TAV ci sono altre priorità. Ben altrismo. Perfetto, chiudiamo le TAV che abbiamo pensato. In questa maniera, quest'Italia, questo paese sarebbe rimasto con altre priorità alla fame. Altro che fare l'autostrada del sole quando ancora non ci stavano le macchine. Altro che fare l'alta velocità quando ancora non si viaggiava Milano-Roma. No, ci sono altre priorità. Ci sono sempre altre priorità. Bene, vi do un saluto. E ci aggiorniamo questa sera. Bravissima Patrizia. Pagassero l'argento e l'Angiolini questi cacchio di 800.000 invece di andare là a fare le femministiche. Ci vediamo questa sera. Ci sentiamo questa sera a 105 Matrix e domani a Matrix. Ciao.